Lo finiremo prima o poi questo maledettissimo film? Spero proprio di sì, ma ho il brutto presentimento che non avverrà oggi. Bentornati a tutti su Alta Infedeltà Book Version in compagnia del nostro caro Percy Jackson, che sicuro uscisse fuori da questo libro per vedere sto schifo si darebbe fuoco. Dopo le brutte sorprese dell'ultima volta, ammetto che sono un po' restio a premere play, però per voi non posso astenermi. E quindi play, e mentre io soffro, voi godetevi la sigla. Ogni film nasconde un retroscena. Un retroscena brillante o un retroscena penoso. Sono storie di brevi trame, oppure di lunghe saghe, di capolavori indiscussi o di abomini spudorati. Storie che non smettono mai di stupire, perché ci sono mille modi di tradire. Sono storie di alta infedeltà. Tutto questo è veramente atroce. Mi lascia un retrogusto amaro in bocca che neanche avessi bevuto acqua e candeggina. Mi serve qualcosa di dolce. Fortuna che ci sono gli avanzi di Halloween. Gelato alla zucca speziata. Grazie, Lidl. Sa di torta alla cannella. Non so come questo sia possibile, però lo adoro. Ed ora incominciamo con il film. Allora, i nostri eroi, se non ricordo male, erano riusciti ad infiltrarsi sullo yacht Andromeda, dove si trova Luke e si spera pure Grover. Sono Chris Rodriguez, Ethan Nakamura e Daenerys Targaryen. Molto meglio, non trovate? Allora, adesso considerando anche che c'è Mr. Furtività Tyson insieme a loro, quanto ci vorrà prima che vengano sgamati? Non c'è la prigione sugli yacht, Oh! Come sono sorpreso! Ci sono due cose in questa sequenza che mi turbano. La prima è che sì, Tyson è effettivamente un personaggio un po' goffo e maldestro, ma non farebbe mai qualcosa che possa mettere in pericolo Percy. Come, che ne so, portarsi appresso uno zaino pieno di pentolame rumoroso durante una missione stealth in una nave piena di nemici? La testa, sceneggiatori, usate la testa, possibilmente contro un muro a tutta velocità. E secondo punto, quella è una manticora? Io non capisco veramente questa mania di anticipare i mostri. I film, teoricamente, almeno dai titoli, dovrebbero seguire i libri. Quindi, se nel primo film non ci doveva essere l'idra, in questo non ci doveva essere la manticora. Però sapete, non dovrei essere così puntiglioso, soprattutto sapendo che cosa c'è più avanti. E inevitabilmente vengono tutti e tre scortati amorevolmente, si vede proprio l'amore, al cospetto di Luke. La scena nel libro invece vedeva prima un silenzioso, lo ripeto, silenzioso, spionaggio dei piani di Luke, in cui Tyson tra l'altro si sarebbe rivelato molto utile, e solo in seguito la cattura e la chiacchierata con Luke, assistito dai suoi nuovi scagnozzi, Agrio e Oriko, due terribili mostri metaumani e metaorsi. Nel film invece il tutto sembra una rimpatriata di ex studenti liceali. Ma che bella sorpresa! I miei due cugini preferiti. È passato di tempo. Ti trovo bene? Ciao, compa', come stai? Non c'è male, niente male. Ma che bel vestito, tesoro! E Arbadi? Ma non ci stiamo dimenticando qualcosa? O qualcuno, magari? Ok, dov'è Grover? Ecco, ora ci siamo. Ma si scopre in maniera del tutto imprevedibile che Grover non si trova più lì. A detta di Luke è stato mandato avanti insieme ad altri perché pure sto qua cerca il vello d'oro. E i satiri ne sono attirati. Quindi gli serviva un satiro. Ma la domanda rimane: perché Luke vuole il vello? E da questo punto lui spiattella tutto. Avete presente, no? Il piano per ridestare trono e sconfiggere così gli dèi, eccetera, eccetera. Ed incredibilmente sono riuscito a cogliere in questo dialogo un barlume del vero Luke, dietro questa faccia da pirla. Abbiamo incontrato tuo padre. Ha detto che sa di aver commesso degli errori e ci ha pregato di chiederti di mitigare la tua rabbia. Davvero? E non era in grado di chiedermelo di persona? Quindi, come ogni buon amicone farebbe, li manda tutti quanti a quel paese e li rinchiude nella cella sottostante. La successiva fuga da questo luogo è un tripudio di effetti speciali ad altro prezzo, che pur essendo molto figa, ci fa solo capire che il budget per assumere sceneggiatori migliori c'era e che Luke in questo film è stato fatto volutamente cretino. Il figlio del dio del mare sta cavalcando un'onda da lui stesso generata. Perché hai pensato che seguirlo a pelo d'acqua fosse una buona idea? Come pensi che possa finire? Ciao ciao Luke! Spazzato via come una cacchetta. E t'è andata pure bene, volendo poteva affogarti. E adesso, amici miei, abbiamo un problema. Un altro. Più grave. Loro, da questo punto di film, navigano per 2 minuti 2 e sono nel mare dei mostri. Direttamente tra le fauci di Cariddi, tra l'altro. Ma è il soggiorno sull'isola di Circe? E i porcellini d'India che in realtà sono pirati? E Barba Nera? E la fuga sulla Queen Anne's Revenge? Chi ha letto il libro probabilmente capisce che cosa tutto questo voglia dire. Ma
Per chi non l'ha mai aperto, sto sparando robe a caso. Vi dico solo che c'è stato un taglio veramente spaventoso negli avvenimenti e io vorrei anche spiegarvelo, ma come faccio? No, dai, per favore, non fatemi gli occhioni da cucciolo. Va bene, riassuntone mega fast sia. Percy e Dan, avete separati da Tyson, si ritrovano sull'isola di Circe. Non vi so spiegare perché, altrimenti non la finiamo più. Circe si dimostra molto simpatica e molto disponibile, ma sappiamo bene che è tutta una finta, perché è sempre così. Quindi, il tempo che Annabeth si gira un momento, questa trasforma Percy in un porcellino d'India, perché i maschi le stanno sul cazzo. Sessista maledetta! Annabeth tuttavia risolve e riporta Percy e molti altri teneri roditori alla loro forma umana. Questi sono niente meno che Barbanera e la sua ciurma. Quindi, mentre parte la lotta tra i pirati e la strega, che già detto così è la cosa più figa del mondo, Percy ed Annabeth salgono su un vascello che si scopre essere la Queen's Revenge, ovvero la vendetta della regina Anna, la nave dello stesso Barbanera che si aggiunge volentieri alla lista di gente che vuole far fuori Percy. Che dite, Pogo? Da qui in poi sappiate che se all'inizio 3 cose su 10 non avevano senso di esistere, qui la percentuale sale a 9. I nostri eroi si ritrovano nello stomacchino di Cariddi, dove incontrano Clarisse su una nave spettrale piena di zombie. Sono tutti zombie. Preferiscono marinai sudisti le cui vite sono state date in tributo ad Ares. Ma zombie, va bene. Oh, qualcosa di quasi giusto. Miracolo. Comunque io non voglio essere cattivo, ma questa qui nei panni di Clarisse mi stona veramente troppo. Ciao, sono Barbie Clarisse alla moda. Ed ora beccatevi il montaggio comico per farli fuggire dallo stomaco. Ehi, dov'è Icneute? Ti manca Icneute? Beh, abbiamo incontrato Scylla, quella specie di idra, e lui ha detto ci penso io. Le ultime parole famose. You know, I was thinking about that. And the thing is, I really don't care. Cosa? Percy riconosce le coordinate via mare? Un'altra cosa giusta, wow, adesso sì che giubilerò ad oltranza. Ma saltiamo pure tutto questo perché non me ne frega niente a me, figuriamoci a voi, ed arriviamo finalmente a destinazione. Direi che qui è successo qualcosa di grosso. Non saprei, tutto questo non grida per forza Ciclope. Non c'è la fila almeno. Sta zitto. Oh, c'è Grover. Meno male. E c'è pure Polifemo. Meglio ancora. Io veramente, ragazzi, non so più come dirvelo che è tutto sbagliato. L'isola di Polifemo è un paradiso perché il vello la rende rigogliosa. Inoltre, lui alleva un intero gregge di pericolosissime pecore carnivore. Perché non ci sono e perché hanno ambientato tutto quanto in un cavolo di Luna Park? Neanche dovessero far capolino da un momento all'altro It o Loredana Bertè. Comunque, l'epica battaglia contro Polifemo, vero cattivo del film, dovrei aggiungere, si limita ad essere un misto tra una partita di basket e a chiapperello. Loro che si passano l'un l'altro il vello mentre scappano da Polifemo ed ogni tanto lo perculano pure. E oddio, che tristezza. Allora, analizziamo un attimo la situazione. Loro si sono fatti il mazzo per recuperare il vello e hanno rischiato la loro vita. Quindi, per la sacra legge della banalità nei film, adesso qualcuno glielo deve portare via in modo malvagio. Ottimo lavoro, ve ne sono molto grato. Oh, Luke, ciao, quanto tempo. Chi si aspettava di vederti qui? Hai provato lo zucchero filato? E così a sfregio concludiamo l'episodio con un momento drammatico. Tyson salva Percy e viene colpito da una freccia, cadendo nelle fredde acque del mare. Io veramente non ho parole per esprimere quanto tutto questo mi dispiace, quanto io stia soffrendo per la morte di questo personaggio. Cosa? Perché sto aprendo lo spumante? Sono devastato e ho bisogno di bere. Vai, ma vieni! Comunque, sarà davvero morto Tyson? Ci saremmo davvero liberati di questa catastrofe cinematografica? Lo scoprirete la prossima volta, nell'ultimo episodio del Mare dei Mostri. Spoiler, non è morto. E che cacchio, manco questa soddisfazione mi hanno dato.